I video di questa serie sono stati registrati da PC, con l'obiettivo di dare spazio principalmente alla trama del gioco, e solo secondariamente come guida per completare le missioni e alcuni contenuti extra nel miglior modo possibile. L'autore consiglia, prima di tentare di replicare il risultato da lui ottenuto, di guardare il presente contenuto dal principio alla fine. Grazie e buona visione. Yeah. Hello, sir. Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang. Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, Sheriff. Ragazzi e ragazzi, bentornati sul mio canale ancora una volta per un video su Red Dead Redemption 2. In questa missione abbastanza semplice vedremo protagonisti Arthur e Micah. Micah è appena stato arrestato per una zuffa in un bar e noi andiamo a recuperarlo. Allora, questi requisiti per la medaglia d'oro: mentre fuggi uccidi tutti i tutori della legge a cavallo entro 55 secondi, esegui 15 colpi alla testa, completa la missione con una precisione maggiore del 70%, completa la missione senza usare oggetti che ripristinano la salute. Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months, and now I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Benissimo, allora, dopo aver parlato con Micah, possiamo, se non abbiamo la dinamite, utilizzare questo gancio per tirarlo fuori dalla prigione. Allora, per quello che riguarda le armi, può andare benissimo la carabina, quindi non avete bisogno di portare. Io ho preso anche un fucile a pompa a palle singole, ma in realtà non serve. Tenete conto che è abbastanza semplice da fare questa missione, perché la precisione non sarà un problema, dato che potrete utilizzare il Deadeye. E l'unica cosa, fate attenzione, magari se prima di entrare nell'ufficio dello sceriffo volete prendere qualcosa da mangiare che vi dia il nucleo del Deadeye giallo, forse è meglio, è indicato. Non fatelo dopo, perché sennò vi conterà come se avete utilizzato un qualcosa per riguadagnare la salute. Potete anticipare, sparare subito agli uomini che si avvicinano sulla carrozza, dopodiché seguite Micah. Vi ricordo che gli oggetti che non ripristinano la salute, come per esempio il tabacco, l'olio di serpente e anche i dolci, cioccolato per esempio, che dà solo resistenza e Deadeye, li potrete usare liberamente per recuperare il Deadeye da utilizzare durante questo scontro a fuoco, okay? Comunque, ripeto, questa missione è abbastanza semplice, molto divertente, niente di complicato. Ecco, dovete usare l'olio di serpente. Potrete tenere anche sulla bandana. Tra l'altro, in questo playthrough di Red Dead Redemption ho deciso anche di non cancellare le taglie, quindi quando avrò una taglia sulla testa me la terrò e andrò in giro con la taglia sulla testa per vedere che cosa succede, anche se in fin dei conti Arthur farà la fine del buono. Qui io mi nascondo dietro, ma in realtà non c'è tanto bisogno, perché voi potete proprio sparare direttamente ai nemici man mano che si presentano.
E visto che non è una missione in cui dovrete evitare di essere colpiti, potrete andare abbastanza in giro abbastanza tranquillamente. Ok, dopo questi due uomini sul ponte potrete recuperare qualche oggetto dai cadaveri qui intorno, mentre Mike fa quello che deve fare in quella casa. E vi consiglio di farlo perché questi uomini vi daranno dell'olio di serpente, del tabacco da masticare. Diciamo che soldi e oggetti sono secondari, non importano, però avere dell'altro tabacco da masticare, avere dell'altro olio di serpente, visto che generalmente quando faccio queste missioni ne uso senza badare proprio a spese, non è male insomma poterlo recuperare direttamente all'interno della missione. Ci evita poi di dover andare apposta a comprarlo oppure di doverlo creare. Anche le sigarette, i sigari ci permettono di recuperare the dye, il nucleo. Ok, qui ci sono gli ultimi uomini a piedi. Qui non avevo notato che c'è un uomo sulla balconata. Attenzione all'uomo sulla balconata. Alle volte Mike ucciderà qualche nemico per voi, Perfetto, andate a prendere il cavallo. E qui vi dovete preparare per l'ultima parte. Allora, per quello che riguarda le sparatorie a cavallo, io ho scelto di impostare la telecamera in modo che non ritorni automaticamente nella, diciamo, posizione dietro alla schiena di Arthur, perché senza la mira automatica diventa veramente complicato. E quindi ho deciso di fare in modo che la telecamera resti fissa dove la metto, dove la sistemo. E per gli scontri a cavallo effettivamente è più semplice, soprattutto utilizzando un controller, insomma, che non è come utilizzare mouse e tastiera. Allora, questi uomini li sconfiggete sparati in testa mano a mano che si presentano e dovreste tranquillamente riuscire a finirli entro il minuto, entro 55 secondi. Qui ci sono gli ultimi due, ma ripeto, con il Dead Eye questa missione è veramente semplice. Ecco, e qui praticamente avrete finito, dovrete solamente seguire Maika e sentire l'ultima parte di dialogo di questa missione. Tra l'altro questa in particolare è importante perché vi dà la seconda fondina. Adesso voi non vedrete in questo caso Maika dare la seconda fondina perché ho fatto un replay della missione, perché non è la prima volta che la faccio, purtroppo avevo l'audio fuori sincrono, l'ho dovuta riregistrare. Comunque ci darà la fondina per mancini, così da permetterci di sparare con due pistole contemporaneamente. Va bene ragazzi, detto questo io vi do appuntamento al prossimo episodio e vi ringrazio per essere stati con me. Ciao ciao cari. I think we finally lost him. Well, I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. Sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes
Brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp round back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah.